Buongiorno ragazzi, da oggi voglio parlarvi di un argomento relativamente nuovo nel mio canale, le criptovalute. Perché lo voglio fare? Lo voglio fare perché ho notato che qui in Italia c'è parecchia disinformazione in settore. Non dico di essere il massimo esperto, ma in quanto ho investito nel passato nelle criptovalute, me ne intendo abbastanza e so come funziona questo mondo. Però detto questo, ricordatevi sempre che ogni informazione va presa e fatta propria. Cosa significa fare propria un'informazione? Significa ascoltare quello che posso dirvi io, quello che può dirvi una qualsiasi altra persona e andare a fare le proprie ricerche e confutare o confermare quella stessa informazione. Allora, dato che l'argomento è molto ampio, ho deciso di dividerlo. Infatti, in questi giorni vorrei parlare di blockchain, Bitcoin, ICO e magari cosa vuol dire minare. Oggi volevo partire dalla tecnologia, dalla blockchain e ha fatto uno schemino. Tutti associano la blockchain al Bitcoin, però queste cose sono due cose diverse. Una è una tecnologia e l'altra è la criptovaluta che utilizza questa tecnologia. La seconda cosa che voglio precisare è che ci sono diverse blockchain per ogni singola criptovaluta. La blockchain che usa Bitcoin non è la stessa blockchain che usa Ethereum o che usa io, so che usano altri tipi di criptovalute. La blockchain fu scoperta nel 1991 da alcuni ricercatori e il primo utilizzo non furono assolutamente le criptovalute, ma infatti questi ricercatori volevano trovare una tecnologia che non si potesse manomettere per salvare le date di ogni singolo documento e per cercare che queste date non fossero retrodatate o postdatate. Il risultato di questa ricerca fu proprio la blockchain. Questa è diventata famosa soltanto nel 2009, quando Satoshi Nakamoto la utilizzò per la sua criptovaluta, il Bitcoin. E la proprietà interessante della blockchain è che quando i dati vengono registrati al suo interno è molto difficile modificarli e manometterli. Iniziamo la spiegazione. Come sapete, la blockchain, dalla traduzione, è una catena di blocchi. Infatti, vedete qui, ho rappresentato una catena di blocchi. Però noi possiamo pensare alla blockchain come un libro mastro, nella quale ogni blocco è un record di questo libro mastro ed è molto difficile cambiare i dati all'interno di questo libro. Ogni singolo blocco è formato dall'hash, che è l'impronta digitale del blocco, dall'hash del blocco precedente e dai dati al suo interno, dai dati che deve immagazzinare. Per esempio, i dati che vengono immagazzinati nella blockchain del Bitcoin sono l'indirizzo di chi versa e l'indirizzo dell'intestatario e la quantità di Bitcoin che si vogliono spostare da un indirizzo all'altro. Dopodiché parliamo dell'hash. L'hash è l'impronta digitale di quel singolo blocco. Ogni blocco ha un suo hash. Per esempio, questo ha 1Z2R, il successivo 1G8P. Cos'è l'hash? L'hash è una funzione matematica che calcola un insieme di numeri e lettere che identifica ogni singolo blocco. Dopodiché, la cosa interessante, la cosa che forma la catena, è che ogni blocco contiene l'hash del blocco precedente, per cui il blocco 2 punta al blocco 1 perché contiene il suo hash, il blocco 3 punta al blocco 2 perché contiene il suo hash. E così via. Perché questa tecnologia è così difficile da manomettere? Perché se noi manomettessimo i dati all'interno di questo blocco, l'hash di questo blocco cambierebbe, non sarebbe più 1G8P e tutti i blocchi successivi dovrebbero cambiare il puntatore al blocco precedente e così via. Per cui tutti i blocchi successivi verrebbero modificati e la catena verrebbe meno. Una precisazione è il primo blocco, detto anche blocco genesi, che ovviamente non ha puntatori a blocchi precedenti perché il primo blocco viene chiamato blocco genesi. Però oggi, come sappiamo, i computer sono talmente veloci e potenti che riuscirebbero a calcolare tutti gli hash successivi una volta cambiato il dato all'interno di un singolo blocco. Per cui cosa succede nella blockchain? Nella blockchain è stato introdotto la proof of work. È un meccanismo che rallenta la creazione di nuovi blocchi. Per esempio, nella blockchain del Bitcoin, questo meccanismo dura 10 minuti, per cui per ogni singolo blocco ci vogliono 10 minuti per calcolare questa proof of work in modo da poter creare un nuovo blocco. Questo meccanismo fa in modo che sia veramente difficile manomettere un singolo blocco, perché se ne manometti uno devi ricalcolare tutte le proof of work dei blocchi successivi. Quindi la sicurezza della blockchain è relativa al calcolo degli hash e al calcolo delle prove di lavoro di queste proof of work. Però c'è un'altra cosa che fa rendere sicura
oppure la blockchain. Invece di usare un'entità centrale come può essere una banca per gestire questo meccanismo, questa tecnologia, si usa una rete peer-to-peer distribuita. Questa è una rete dove tutti possono unirsi e tutti sono invitati ad unirsi, perché più persone ci sono in questa rete e più la tecnologia, più la piattaforma è sicura. Cosa succede quando una persona si unisce? Gli viene passato il completo registro di blocchi e quindi la completa blockchain, e ogni persona può e deve verificare che tutti i blocchi e tutta la blockchain rimanga e sia in ordine. In poche parole si forma questa sorta di consenso, che in inglese viene anche detto consensus. Quindi quando viene creato un nuovo blocco, questo blocco viene mandato a tutte le persone che si sono unite nella rete peer-to-peer, e ogni persona deve verificare e guardare se quel blocco è attendibile e se le informazioni possono essere collegate alla blockchain. Dopo aver verificato questo blocco, ogni singola persona dà il consenso, e se c'è il 51% del consenso, il blocco viene aggiunto alla blockchain, a questo registro mastro o a questa catena di blocchi, ed è realmente verificato e attendibile. Quindi per manomettere questa tecnologia dobbiamo avere tre cose. La prima è un computer potentissimo che, una volta che è stato manomesso un blocco, riesca a ricalcolare tutti gli hash dei blocchi successivi. La seconda cosa è che questo computer riesca a ricalcolare tutte le prove di lavoro, queste proof of work, del singolo blocco e di tutti i blocchi successivi. E la terza cosa, quella che rende questo sistema sicuro al massimo, è che colui che modifica abbia il possesso del 51% di questa rete peer-to-peer, in modo che possa ottenere consenso, cosa che è molto difficile, quasi impossibile. Riassumendo in poche parole, se si vuole manomettere questa catena, questa tecnologia, bisogna ricalcolare tutti gli hash dei blocchi successivi, ricalcolare la prova di lavoro e possedere più del 50% della rete peer-to-peer in modo da ottenere il consenso. E solo allora il nostro blocco verrà accettato da tutte le persone presenti nella rete peer-to-peer. Oltretutto, ogni singola blockchain si sta evolvendo, quindi è sempre più difficile manometterla ed è sempre più veloce nello scambio di dati e di informazioni. Però non pensiate che la blockchain sia utilizzata soltanto per le criptovalute come il Bitcoin. Infatti questa tecnologia è fenomenale per lo storage di dati e per il suo mantenimento sicuro. Un esempio è l'Estonia, che usa questa tecnologia per salvare tutti i dati dei propri cittadini. E ogni cittadino può svolgere praticamente qualsiasi mansione utilizzando il suo documento elettronico. Poi un'altra cosa positiva di questa tecnologia è che riesce a rendere decentralizzato lo scambio di dati. Infatti non ci sarà più una banca o un ente che controlla lo scambio di dati e la sicurezza di questi dati, ma saranno tutte le persone presenti all'interno di quella rete che controllano la sicurezza e controllano la gestione di questi dati. Quindi nessuno potrà prendere l'intero potere. Comunque ne parlerò meglio in un video successivo. Se siete interessati a questo argomento, lasciatemi tutte le domande possibili, perché ho intenzione di fare 3 o 4 video durante questa settimana dove spiego i diversi ambiti, cercando di essere il più preciso possibile, il più dettagliato possibile, sperando anche di non sbagliare. Come vi ho detto all'inizio, prendete le mie informazioni, fate le vostre e fatevi le vostre domande e fate le vostre ricerche. Se siete interessati all'educazione personale e alla finanza, iscrivetevi al mio canale. Se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciatemi un mi piace. Come vi ho detto prima, riempitemi di commenti riguardanti questo argomento, perché voglio fare video successivi nel corso di questa settimana. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!